Siamo qui con Maldestro, ciao Antonio. Ciao. Allora, esce il tuo nuovo disco, Mia madre odia tutti gli uomini, un disco molto introspettivo in cui racconti, insomma, una parte della tua vita. Ci racconti un po' come è nato questo progetto che arriva dopo un album live uscito qualche mese fa. È nato in modo naturale. Avevo un'esperienza di 2 anni in giro per l'Italia a incontrare il pubblico. Ho preso consapevolezza di alcune cose, ho deciso di raccontare appunto le cose in modo diverso, non più guardando le storie dall'alto, nelle quali poi mi nascondevo, ma raccontare me, prendere un pezzo della mia vita e metterlo su un disco senza alcuna paura di essere nudo. Ecco. Infatti, appunto, è un disco in cui ti metti molto a nudo anche a livello di sentimenti, un disco in cui trasmetti anche questa idea che comunque il dolore va condiviso per poter poi arrivare alla felicità. Esattamente, il dolore è qualcosa che bisogna abbracciare, non bisogna scacciare, perché consumandolo, vivendolo bene, solo così puoi prendere la tua vita in mano e poterla gestire nel migliore dei modi. Prendere il dolore a calci secondo me non aiuta perché prima o poi ritornerà sempre, quindi prenderlo per mano e cambiare insieme per poi cercare insieme la pace e Tra le tracce mi hanno colpito molto in particolare, insomma, Poeti e Joe. Cosa mi puoi raccontare riguardo questi due pezzi? la felicità. Allora, i poeti che sono dei colbacchioni, i poeti sono, io li amo profondamente, perché il poeta riesce con le parole a spostare le montagne e i fiumi, quindi è una cosa che adoro molto, però nella poesia c'è anche molta finzione, molta furbizia. Mi viene in mente Bukowski, che diceva: io scrivo poesie non perché amo l'arte, ma per andare a letto con le donne. E quindi in quella frase ci vedo tutta la bellezza e tutta la furbizia del poeta. Joe, che sono irraggiungibili, magari fossimo poeti tutti quanti, sarebbe un mondo mio. Joe è il mio migliore amico, cercando di raccontare questo mio stato d'animo nei suoi confronti, perché io avevo una bambina 2 anni fa, dopo questo grandissimo evento le nostre vite sono cambiate, io ho cominciato a suonare per l'Italia. Lui a crescere questo meraviglioso fiore, quindi per forza di cose non viviamo più le stesse cose che vivevamo da più giovani, e quindi è una cosa che mi manca. Senti, ma tra queste tracce ce n'è una in particolare magari che senti di più, a cui sei più legato? Forse la felicità, perché è come se prendesse tutte le altre tracce per mano e chiudesse In questo anno e mezzo, insomma, sono successe tante belle cose. Se dovessi ripensare all'esperienza di Sanremo, che ricordo hai? Ed è una cosa che vorresti rifare magari in futuro? il cerchio. Sanremo, ricordo, sono molto sotto, non ci dormiva mai. No, bellissima esperienza che mi ha lasciato tantissime cose belle. La rifarei senz'altro, però con un altro, questa volta la rifarei da Antonio, la rifarei Parlando della cover del disco, di chi è stata l'idea, insomma, perché è molto particolare. più sciolto. L'idea della cover è nata quasi per gioco, era un studio col fotografo del Carlo di Cirillo, che è grandissimo. A un certo punto mi disse: perché non ti metti in falsetto? Sì, e chi sa, cosa mi è venuto in mente così? Fece questa foto e disse: no, questa foto non la pubblicherò mai. Poi, pensandoci bene, ascoltando il disco, ho detto: questa è la foto del disco, ed è andata Invece il titolo, com'è nato? da così. Il titolo, perché è nato, perché credo che rappresenti quella frase che dura come concetto.
rappresenta più una parte della mia vita, ed è estrapolato dalla canzone che sta nel disco, e l'ho trovato subito chiara. Ho trovato subito, detto, questo è il titolo che può rappresentare il disco, può far capire il disco di quali argomenti tratta, quindi non ci ho pensato neanche un secondo. Quando sentendo il disco, a un certo punto è partito il pezzo, ho detto cazzo, questa è la frase, questo è il titolo del disco, quindi sono molto contento. Anche Tachiko ha messo il suo in questo bello forza, dicendo sì, quindi volta forse, perché alcuni non erano convinti, devo essere Certo. sicuro, ci pare sicuro, tutti dalla porta, quello giusto, credo, almeno spero. Senti, stai già pensando a come organizzare, insomma, il tour nei teatri, cosa vedremo? Ci puoi già anticipare qualcosa? Sì, il tour partirà a gennaio, teatri e club. Farò molta la promozione degli Sturdo, la promozione degli Sturdo, metterò in studio con i musicisti per cercare di stravolgere il disco, per portare un live completamente diverso dai precedenti e con questi nuovi compagni di viaggio che sono fantastici Ti ringrazio, in bocca al musicisti. lupo. Grazie a te, ciao.